parlando. Perché io credo, Renato, che quando si parla di amore, questo disco non a caso si chiama Amo, bisogna partire per l'amore e il rispetto, intanto per se stessi, no? E quindi per la propria intelligenza e per il proprio valore. Dopodiché, voglio dire, ci si può rapportare con la gente, con l'amore di tutti i giorni, con il pubblico, con la portinaia, con i colleghi artisti, perché credo, insomma, che solo partendo dal recupero di sé, no, si possa amare davvero. Decisamente, sì. Io poi devo dire che di recuperi ne ho fatti veramente molti. Io ringrazio alcune persone, fra quelle che amo ringraziare nelle mie preghiere, anche nei momenti dove magari accuso un po' di stanchezza e di en passe, no? E c'è un signore che era un sacerdote che si chiamava Don Guerino Rota, che mi ha recuperato molti giovani dalla droga, era di Spoleto, e io lo saluto perché lui, correndo, andando a recuperare uno di questi ragazzi, non gli resta il cuore e cade in mezzo al campo. Proprio vale la pena di dire che cadde sul campo. E come lui tanti altri, per esempio saluto Andrea Muccioli, che non credo faccia più parte della famosa famiglia di San Patrignano, per ragioni a noi del tutto sconosciute. Vorremmo poi saperne un po' di più, perché questa famiglia Muccioli credo che si sia adoperata molto per recuperare i ragazzi, e credo che non solo ci sia riuscita, ma abbia fornito un esempio di grande laboriosità con i suoi vini, con gli allevamenti di cavalli e di cani, e poi anche con questo ospedale meraviglioso che ormai serve anche le province di Rimini e di Riccione. Un applauso alla famiglia Muccioli. E visto che hai parlato anche di questi preti che si adoperano quotidianamente, sono tanti, per la vita, sono moltissimi. Ci sono pedofili purtroppo nella gerarchia, ci sono stati. Speriamo che il numero Guarda, si fermi. Con questo io mi auguro che con questo Papa si possa iniziare davvero un nuovo corso. Ci sono ce lo auguriamo tutti dei sacerdoti veramente in gamba. Questo Papa Francesco promette molto bene, soprattutto per la scelta che ha fatto a chiamarsi Francesco. Che la dice lunga. È un indice proprio di umiltà, della povertà, certo, e dell'umiltà, certo, che dovrebbe caratterizzarci. Renato, io ti cito perché mi è più facile raccontarti. Non citarmi perché sono sprovvisto d'avvocati. Scusate. Abbiamo patteggiato in maniera molto più nobile. Una causa finita molto presto. Hai visto subito, in due secondi. I processi in Italia non funzionano così. Stiamo passando un pomeriggio felice, ragazzi. Ecco. Sfuggire al destino, compongo canzoni e mi invento emozioni, se in mano ne avrò, e mi piace inseguire possibili storie mantenendo gli alibi di sempre, finché avrò un movente insisterò. Ma gli alibi cambiano, Renato, negli anni, o si rinnovano? Perché secondo me questo disco è più riappacificato, no? Cioè, credo che tu abbia fatto la pace con tanti alibi o paure del passato. Non vorrei rischiare di smentirmi, ma gli alibi possono cambiare alcune volte in relazione alle persone. Se io voglio in qualche modo costringere una persona a dirmi la verità, posso anche giocarmi un alibi che quella persona non si aspetta di conoscere da me, capito? Quindi un colpo di scena. Un colpo di scena, delle volte nella vita ci può cambiare veramente il destino e la sorte. Perché ho visto anche sulla mia pelle, ma anche in altre circostanze, dove c'è un'ostinazione da parte di qualcuno nel non accettare le regole della vita, no? Uh-huh. Parliamo di questi abusi sulle donne, per esempio. Parliamone. Ci sono delle donne che per non aver cambiato alibi sono state trucidate con violenza, con cattiveria vera, e sarebbe bastato che loro avessero cambiato l'alibi e forse sarebbero vive oggi.
Il riscatto è sempre possibile, il riscatto è sempre possibile. Io tra pochissimo vado tra il pubblico perché so che c'è una domanda. E per però ricordare che Renato è quello che è, e quindi insomma che le provocazioni e il suo essere unico non sono dell'altro ieri ma di qualche anno fa. Allora Renato, vado tra il pubblico, dicevo, l'ho promesso e lo faccio perché c'è una fanciulla che deve fare una domanda. Ciao, benvenuta intanto. Ciao Renato. Ciao, ciao bella. Ciao. Io sono Palma, volevo chiederti, senti, visto la crisi, più qua vieni. Io vengo anche là, mi fai tremare. Fuoco, fuochino, fogone. Dai che muoio io. Ok. Oh, almeno te vedo. Insomma. Tutta per te. Dai. Ciao. Allora, io sono Palma, ripeto. Volevo chiederti. Voi siete due palme, fra un po' arriva il cocco. Dai che già muoio. Volevo chiederti, visto la crisi che c'è, perché hai deciso di fare i concerti solo a Roma e gente come me che fa fatica a tirare a fine mese non può venire a vederti? Chi l'ha detto questo? Che io non posso venire? Chi l'ha detto? Non posso venire a vederti, non è vero. Giuro. Io guarda, campo non è con vero, 300 volere euro al mese. È potere. No, campo con 300 euro al mese, non posso venire a vederti. No, non mi dire così che mi dispiaci. Ma secondo te adesso, ti voglio fare una domanda a bruciapelo. L'avrei dovuta fare a lui che è pieno di peli, ma la faccio a te. Secondo te io sono una persona che non considero questi aspetti della vita? No, mi sono voluto fare un regalo, un altro regalo, perché se non me lo faccio io il regalo, insomma, voglio dire, voi me l'avete fatti già tanti dei regali, ma io me ne faccio raramente perché sono un po' parzimonioso, che mi sembra uno sperpero fammi i regali, capito? Dico, ma perché c'è? Voglio dire, non so, scozzese di famiglia marchigiana, forse delle origini sì, però insomma voglio dire, io ho voluto invitarvi a casa mia dove ci sono 6.100 posti numerati, dove farete i signori, starete in una dimensione bella, alta, di grande qualità, dove c'è l'amore di Renato che vi farà trovare un suono meraviglioso, vi farà trovare un impianto luci splendido, vi farà trovare poltrone comodissime, vi accoglierà come dei principi. Vi chiedo un piccolo sforzo, e sai qual è? Invece di vedervene quattro dei spettacoli strozzati, strangolati, al freddo, all'umidità, guardatevene uno e tenetelo nel cuore. Ma credimi. C'è anche una novità di cui vorrei parlare, perché... Sì? Posso? Dopo magari... Allora continuiamo a parlarne dopo, privatamente, perché sennò monopolizziamo... Ti dico una cosa in camera caritatis. Capito? Okay. Che la dirò poi a tutti un giorno, però intanto la dico solo a te per rasserenarti, capito? Grazie Palma. Perché grazie secondo cuore. No, gli faccio una domanda. Io ti faccio una domanda che vale per tutti, perché la tua domanda sarebbe arrivata anche da altre parti. Ti faccio io una domanda a te. Secondo te, vedi Napoli e poi mori, io faccio sti 20 concerti, quanti saranno, e poi vi saluto? E poi mi moro. Oh, no! Ma per chi mai preso? Ma per chi mai preso? Per chi mai preso? Arrabbiata, ti giuro. Io veramente ero arrabbiata con te. No, perché non devi capivo, esserlo. Non ti riconoscevo adesso più. Adesso hai capito, sì. Finalmente, che voglio per voi il massimo. Capito? Sì. Non voglio una colonia di zingari. Voglio delle persone belle che trascorrano delle serate meravigliose con Renato, con un'orchestra di 50 elementi. Con il ballerini di Bill Goodson vedrai uno spettacolo eccezionale, non te potrai leccare i baffi perché non ce l'hai. Ecco, ecco. Meno male tra l'altro, se posso. Posso
dire solo perché è una novità piuttosto giornalisticamente interessante che c'è questa card. Allora, intanto noi siamo la radio ufficiale, ecco, del tour, no, e diciamo, io me la tiro. Ecco. Non ho voluto. Ah, ecco, subito. Non ho voluto anticipare sulla card, ma perché volevo sentite dirlo che io. Cosa ci... Allora, una card che costituirà il titolo di accesso valido ovviamente per gli show e darà però diritto anche ad altri sconti e benefit. I vantaggi saranno applicati direttamente dalle aziende convenzionate, tra cui hotel, ristoranti, parchi divertimento, musei, librerie, bici noleggio e anche l'Hard Rock Caffè. E anche ferrovie, dello anche Stato, Trenitalia per, e anche per il viaggio e tutto quanto. 27 aprile si parte. Ho messo in moto una bella macchina, ragazzi. Eh sì. Perché ce fumano. Ce fumano. È vero, ma ce fumano. Allora, tra le frasi, perché sai che, ecco, come prima ti cito, caro, ancora. I tribunali sono pieni di noi. Pieni di me e... e di Renato. Di me e di Renato. La differenza nel vivere la fa l'intensità. A te l'applauso mio, fai che questo non sia un addio. Se puoi, manda spunti, se puoi, che i ragazzi di qui hanno fame, lo sai. Questa è Lu. Io non aggiungo altro se non che meraviglia scoprire, Renato, che la scomodità di certi personaggi possa confortare l'irrequietezza di altri, no? E quindi immaginarti consolato dalla scomodità di Lucio Dalla mi ha commosso molto, anche quando tu l'hai cantato in Piazza Maggiore. Sono contento che tu dica questo, perché è un'osservazione molto acuta, molto, molto sensibile, molto vera.